Quando ho tirato per la prima volta un calcio a un pallone, non pensavo che un giorno avrei giocato un mondiale. Non pensavo di diventare un calciatore professionista. Non pensavo di realizzare il sogno di giocare con la mia squadra del cuore. Fare gol che avrebbero preso il mio nome. Quagliarella col tacco! Diventare capocannoniere a 36 anni. Quagliarella di testa! Pensavo solo alla gioia infinita di inseguire quella palla. Minacce sotto forma anonimati. E iniziano ad arrivare giù alla mia famiglia. Chi è il pazzo che ha voglia di divertirsi? Lo diceva nelle lettere. Fabio era un pedofilo, poi addirittura pedofilo, ma scherziamo, pedofilo Fabio. Questi messaggi sono stati inviati anche alle società sportive. All'improvviso c'è stato il caos. Tu sei voluto andare via! Hai messo a zizzagne, sei stato tu! Dicevo, Fabio vive da solo. Diceva, se qualcuno sa dove abita, può aspettarlo giù, può fargli qualcosa. Renditi conto della pericolosità e la cattiveria con cui questo agiva. Non parlate, non dite nulla, perché può essere questa persona qua, questa persona qua. Eravamo ignari del motivo per cui fosse andato via da Napoli. Alla sera prima mi arriva un messaggio a me e mi fa: state attenti di mano, a me sparangapa. Lui si stava collegando e vide che già era collegato, anche si chiese come può essere. Questa era un'altra prova che mi ha caricato. Però ti senti anche osservato. Mi chiamo Fabio e questa è la mia storia.